Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Oggi parliamo del passaggio di un condominio fra un amministratore e un altro e dell'univocità di un codice fiscale. Da dove? Dalla fattoria urbana, in questo caso di Bologna. La fattoria urbana unisce il concetto degli orti urbani assieme appunto agli animali all'interno di una città, e per quanto riguarda gli orti urbani la possibilità di più persone, più famiglie di poter coltivare quel che si vuole, come il signor che abbiamo intervistato, che vedrai fra un attimo, e poi anche la parte degli animali. Molto carina per quanto riguarda poi i bambini, le visite didattiche. Andiamo a parlare dell'univocità di un condominio. All'interno di Condomani un condominio può esistere una sola volta. In che senso? L'univocità di un condominio è dato da un punto di vista normativo dal suo codice fiscale, oltre al fatto che appunto lo vedi e quello è, non è che ne esistono due identici, due simili ma non identici. Il codice fiscale è assolutamente unico. All'interno di Condomani, per diverse ragioni, per una scelta nostra soprattutto interna, il codice fiscale può essere attribuito solo e esclusivamente ad un condominio. Quindi il codice fiscale dico un numero finto 111, solamente il condominio Girasole amministrato da Ciccio Bruno. Ora, cosa succede quando un amministratore, e qui da qui la natura della puntata, carica un condominio e il sistema dice no, non è possibile caricarlo perché il codice fiscale è già presente? Il motivo è che evidentemente quel codice fiscale è stato già utilizzato da un altro amministratore. E da chi? Dall'amministratore futuro? No, da quello precedente. Ad esempio, l'amministratore Ciccio gestiva quel condominio, poi è passato di amministratore in amministratore e è arrivato a Bruno, o magari proprio Bruno è l'amministratore che segue Ciccio. A questo punto Bruno dice, ma io non lo posso caricare. No, in verità sì, è sufficiente. Ti dico ora la parte che non consigliamo e poi quella che consigliamo. È sufficiente mandare poi un'email a info@condomani.it mostrandoci che sei tu il nuovo amministratore di condominio e spostiamo il codice fiscale dal condominio precedente al condominio nuovo. Questo permette quindi al nuovo amministratore di poter avere il codice fiscale, mentre il precedente, che non lo gestisce più, non è attribuito più il codice fiscale. Uno dei tanti motivi, ma ciò era valido ancora prima che le inventassero, di tutto ciò è anche per la gestione delle fatture elettroniche. Le fatture elettroniche dovranno arrivare al nuovo amministratore. Ma così facendo, il condominio precedente risulta ancora presente dal vecchio amministratore, il condominio nuovo è sul nuovo amministratore. Ma qual è il metodo più semplice? Il metodo più semplice è che Ciccio si mette d'accordo con Bruno e dice, guarda, io uso Condomani, anch'io ovviamente uso Condomani, quale software se no altrimenti utilizzare? Mandiamo un'email sempre a info e facciamo spostare il condominio Girasole da Ciccio a Bruno. A questo punto c'è un passaggio di condominio da un amministratore ad un altro amministratore e di conseguenza ci si trova già il condominio caricato. C'è proprio un passaggio di amministratore. Qualcuno che magari gestisce un solo condominio storicamente cosa ha fatto? Ha modificato la username, ha modificato nome, cognome, ma non è la procedura corretta, perché ci sono diversi aspetti che potrebbero essere negativi su questo, tra cui l'utilizzo della parte social, ma in ogni caso, senza dettagliare, la cosa migliore in questo caso è proprio mandare un'email. Chi è il nuovo amministratore mette in cc il vecchio, oppure il vecchio mette in cc il nuovo, e chi è che non manda l'email? Ad esempio Ciccio manda l'email a noi, a info, e mette in cc Bruno, e poi Bruno risponde dando il consenso a questa operazione, e quindi il condominio passa fra un account e un altro. A questo punto non c'è bisogno nemmeno di eliminare il codice fiscale da un condominio e spostarlo su un altro, perché proprio è già così sostanzialmente, c'è già quel codice fiscale che da una parte è associato ancora a quel condominio ed è semplicemente l'amministratore che a un certo punto della storia del condominio cambia. Proprio qui dietro di me l'orto urbano, mentre prima vedevi effettivamente la parte degli animali. Poi c'è la fattoria con la parte sostanzialmente per le visite didattiche, c'è un forno per cuocere ad esempio il pane in condivisione, non in questo periodo chiaramente di pandemia, ma fra un po', quando si spera ne usciremo. Come parola chiave utilizziamo fattoria, seguito da un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta questa puntata. Con il Condo Podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a Condo presto. Lei coltiva qui? Sì. Qual è il suo orto? Questo. Cosa c'è di buono da mangiare? Da mangiare adesso ho l'insalata, i piselli e le fave. Come li prepari i piselli? Piselli? Salsicce piselli. E le fave? Le fave col pecorino. Buono. I bulbi dello zafferano. Ah! Noi all'Aquila abbiamo mangiato lo zafferamisù, un tiramisù con lo zafferano, eccezionale. Okay. Questo è l'aglio, questa è l'insalata. Vedi come faccio le fragole io? No, non le faccio in terra. Che vantaggio ha? La terra è un po' bassa. Ah, per la schiena quindi? Sì.
In questo caso è un vantaggio per il contadino, non per la fragola.